Questa è un'arca a mio avviso no? e mi avevano commissionato un'opera per la biblioteca. Io ho pensato che l'arca del sapere fosse l'oggetto ideale, un po' misterioso, il luogo anche un po' sacro, nel senso, perché l'ho detto io, ma perché l'arca è così della cultura pensavo che qui fosse il luogo ideale, giusto. Eh, io non, non ho un percorso classico, ho conosciuto degli artisti e ho frequentato le botteghe eh, già, eh, non so, penso diciottenne, quindicenne, così, molti, molti anni fa. E, e la materia mh, e trasformarla e dargli un, un senso mie, eh, era mio, era, faceva parte di me e ho continuato per un po' di anni. Cos'è l'arte per me? È una domanda difficile, però via, diciamo che è qualcosa che deve risvegliare e o permetterti di vedere oltre, ma se ci riesci, è eh, questo, solo se ci riesci. Però l'arte è sempre esistita, è un impulso naturale degli uomini dalle caverne in poi, dalle prime incisioni rupestri, quelle di esprimersi, e chiedersi boh, forse da dove veniamo, comunque che misteri. Parla del mistero l'arte, non so però dopo cioè, no, non scriverò mai un, un, un trattato su questo. Ecco. <ride> su questa gioia, eh, naturalmente eh, perché sono molto soddisfatto, <ride> se un'opera non è compiuta perché è immatura, perché il tempo che io ho impiegato per, per costruirla, fabbricarla, era troppo, troppo poco, eh, la considero o, 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 o troppo matura o, in, o acerba. Via. Questa mi sembra giusta, cotta al punto giusto. Beh, adesso non ho grandi cose. Installeremo un grande presepe, però che ha più di 30 anni, che ho fatto con questo amico eh, Marcello. Chiarenza. 30 anni fa lo installeremo a Milano e poi continuo il mio lavoro. Torno a questo mondo che è quello della ceramica, che è un mondo che, che dà molte soddisfazioni ma impiega molto tempo, ecco, chiede molta dedizione, molto lavoro. Grazie anche al contributo fondamentale della BCG Centro Padana abbiamo inteso diciamo, promuovere un momento di raccolta di, di opere perché questa è una biblioteca crediamo che debba essere un po' anche una sorta di casa della cultura lodigiana. Con gli importanti lavori fatti negli anni scorsi di rinnovo dei locali, questo è diventato uno degli ambienti non solo culturalmente più importanti ma anche più accoglienti, più belli, più piacevoli da visitare in cui sostare e avere anche due opere d'arte che possono ulteriormente portare a un apporto al punto di vista estetico, intellettuale e culturale, crediamo che sia stata un'operazione importante. Sono due opere, a mio avviso, molto belle, contemporanee, e in un luogo diciamo, che si presta per essere diciamo, raccoglitore anche di altri saperi, di altre intuizioni artistiche, di altre espressioni. Sia Negri che Curti, Tonino e Per poi sono due lodigiani molto bravi, molto affermati, e credo che abbiano. Un'esperienza artistica importante e queste due opere sono sicuramente importanti nella loro esperienza e siamo contenti di poterle ospitare all'interno della Biblioteca Civica. Volevo, volevo generare un, un ambiente che fosse di grande pace, di raccoglimento. Eh, questa vasca posta, in un, eh, posta in, in un angolo protetta da questa roccia voleva eh, rafforzare questo ambiente appunto di, di, di invito a, a, così, ad immergersi in questa vasca, la vasca acqua che è eh, simbolo di purificazione, simbolo comunque di, di lavarsi e levarsi anche tutta una serie di di orpelli e superfluo forse, no? molto presto io a 15 anni già disegnavo, andavo in giro con il taccuino così, per cui ne ho 43, ne sono passati e anche se il primo studio poi in verità è, è una piccola stanzetta, l'ho avuta a 21 anni, per cui i sei erano di gestazione, dai 21 diciamo una sorta di ufficialità c'è stata. Ma l'arte per me è la trasposizione della mia vita, della nostra vita e ovviamente eh, dimenticandomi anche un pochino di me spero di dare voce a un a un sentimento comune spesso, no? cioè quello che, che possa essere utile per il mondo, quello che possa essere eh, comunque un messaggio pacifico sostanzialmente, perché questo lo sto, sto cercando da sempre. Contraddittorio direi perché sicuramente è diventato un, forse la prima forma di investimento e per cui è presente molto nella vita contemporanea. Eh, però spesso, spesso il, il, la narrazione, il racconto di, de, delle opere è finalizzato troppo all'aspettativa di mercato. Io credo, innanzitutto, eh, ci, se ci si riesce a rendere conto di avere raggiunto un obiettivo, perché spesso nella progettazione eh, si ha qualcosa da comunicare. Quando ti allontani, è ovvio che te ne accorgi nel crescendo dell'opera, però diciamo che quando ti allontani da essa e la vedi finita, eh, l'importante è che sia andata a favorire quello che tu volevi raccontare e per cui questa non può essere altro che una grande, grande gioia e serenità perché probabilmente, sono tutti tentativi, eh, l'arte deve essere un tentativo, probabilmente porterà nuova, un nuovo sguardo su qualcosa e questo è fondamentale per me. Ma un bel volume con la Fondazione Mudima, un catalogo importante che mi dedicheranno dopo una lunga collaborazione che mi vedrà probabilmente con la terza personale alla Fondazione di Milano, Fondazione Mudima, e una mostra in occasione del Festival Day di Spoleto in estate avrò una personale a Palazzo Collicola per le arti, queste sono le due, le due cose certe in questo momento che mi aspettano ed è già molto perché c'è da lavorare. Parte anche, anche come dire, un momento di io, io lo vivo così, poi ci sono tantissimi modi per di, di estranezione rispetto a tutte queste diciamo, mole di messaggi e come dire, la ricerca del bello, del, dell'intenso e anche della passione, che c'è molta passione in queste, in queste opere, è sicuramente utile eh, perché anche lo spirito va alimentato oltre che il corpo. E credo che sia un grande motore l'arte nella, nella storia e lo deve essere quindi anche nel nostro vissuto, nella nostra contemporaneità. Qui oggi ci troviamo per un omaggio che la città vuol fare a Negri e a Curti, a, a, a Tonino e Pierpolo perché poi sono due personaggi che, come dire, proprio della città, che la vivono intensamente, uno perché è stato anche un bomber, un goleador, un allenatore, l'altro perché è un personaggio come dire, conosciuto, apprezzato da tutti, con una grande passione e anche una sensibilità verso l'ambiente, sono proprio due pezzi di Rodi, no?